Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video What I Eat in a Vlog. Questo è il numero 2, sono contentissima, sono un po' emozionata nel fare questa intro e voi direte sì, però sei vestita, pettinata, truccata nello stesso identico modo dell'altro video. Sì, perché in realtà, come vi ho detto anche nello scorso video, ero un po' indecisa sul montare e caricare o meno questi video, perché possono piacere come anche no. Quindi non sono rimasta un po' in stand-by, li ho tenuti un po' in stand-by e poi ho detto vabbè proviamo, montiamo. E nello stesso giorno mi sono ritrovata a fare la intro del primo e anche di questo che è il secondo. Comunque, questo non c'entra nulla. Ve lo ripeto anche in questo video, se avete delle idee carine per quanto riguarda questi video, il titolo, insomma se avete dei suggerimenti scrivete qua sotto nei commenti, sono sempre ben accetti. Per quanto riguarda la giornata di oggi, quella che vedrete oggi, questa sì che era una domenica, non come l'altra volta che l'ho confusa per una domenica, in realtà era Ferragosto. Questa era una domenica. Siamo andati in montagna con la sorella di Gigi e il suo ragazzo, e la Penny ovviamente, eravamo noi cinque. È stata una bellissima giornata perché siamo partiti abbastanza presto, siamo andati con la macchina, abbiamo parcheggiato diciamo ad un punto di ritrovo da cui poi partono un sacco di sentieri e abbiamo fatto una camminatina di più o meno 3 km, una cosa del genere, nel bosco fino ad arrivare in questo bellissimo alpeggio di cui io mi sono follemente innamorata, ma penso di avervi già portate altre volte, forse anche con la neve, perché ci andiamo spesso, è un posticino in cui andiamo spesso, soprattutto in inverno, per far giocare la Penny con la neve, soltanto che in inverno non c'è proprio niente, c'è solo la neve, non c'è nient'altro, invece in estate è molto più vivibile, ci sono anche le persone che hanno le baite che spesso passano lì le giornate, grigliate, feste, quindi è molto più vivibile durante l'estate. Ci tenevo a portarvi perché è veramente bellissimo come posto, si trova sul Lago Maggiore, tant'è che si vede anche in alcuni punti panoramici ed è veramente bellissimo. Abbiamo fatto tutta la giornata lì, siamo scesi più o meno verso l'orario di cena e poi niente, ce ne siamo andati a letto perché il giorno dopo, lunedì, si ricomincia tutto come al solito, la solita routine. Però anche qui ci tenevo a condividere con voi questa bellissima domenica, è stata proprio una bella giornata e devo dire che il tempo ci sta graziando molto ultimamente perché sta facendo un sacco di giornate bellissime, caldo, sole, anche troppo alle volte, infatti adesso sto morendo di caldo, mi sto sciogliendo, quindi appena finisco di fare questo video mi strucco, mi spoglio, mi butto sotto la doccia perché veramente non sei proprio, comunque sto divagando tantissimo, mi dispiace, vi lascio al video, una buona visione, spero che vi piaccia, suggerimenti nei commenti, vi mando un bacione, mua! Iniziamo come sempre dalla colazione, tra l'altro una delle mie preferite dell'ultimo periodo, pane integrale da tostare, mirtilli e banana, quindi ci servono veramente pochissime cose. Per prima cosa vado a far tostare il pane in padella e nel frattempo schiaccio la mia banana. Calcolate che più è matura meglio è perché utilizzerete meno dolcificante possibile, potete utilizzare lo zucchero di canna, lo sciroppo d'acero è veramente molto buono. Dopo aver schiacciato la banana vado a metterla sul pane tostato ancora caldo e poi vado ad aggiungere anche i mirtilli, ma ovviamente potete aggiungere la frutta che preferite o che avete in casa. Ho preparato nel frattempo anche un bel caffè, sì, ultimamente mi sto abituando a bere il caffè, a cui aggiungo però tantissimo latte perché sennò non riesco a berlo. E voilà, questa è la mia colazione, semplice, veloce, però è veramente buonissima. Provate anche con la marmellata e le pesche tagliate a fettine sottili, sono veramente buonissime come colazioni. E quindi passiamo al pranzo. Anche stavolta, prima di sederci a tavola per una grande abbuffata della domenica, abbiamo fatto un po' di strada prima in macchina e poi siamo arrivati in questo punto bellissimo panoramico dove abbiamo fatto un sacco di foto perché è impossibile non fare foto in un posto così bello. E poi appunto abbiamo fatto una bella camminata per prepararci al pranzo. Anche stavolta abbiamo saltato lo spuntino perché abbiamo mangiato veramente tanto a colazione e quindi non abbiamo proprio sentito la fame, ma anche per non rovinarci il pranzo. Abbiamo camminato un pochettino e poi siamo arrivati in questo
bellissimo alpeggio, che è tra i nostri preferiti della zona del Lago Maggiore. È bellissimo perché ci sono tutte queste baite in sasso, sono tenute benissimo, tutte curate, ristrutturate. E appunto abbiamo fatto un bel giretto e poi ci siamo seduti per la grande abbuffata, anche stavolta grigliata di carne, ovviamente. Qui vedete la Penny intenta a fare amicizia con una statua, con una capra che in realtà è una statua, e inizialmente non capiva, era un po' stranita, pensava fosse una capra vera, però poi ha capito e ha preso e se n'è andata lasciandoci lì. Grigliata per l'appunto, anche stavolta c'era ogni genere di carne, costine, salamini, salsicce, costate, c'era veramente un sacco di roba di carne, non sono riuscita a filmare tutto, però veramente c'era tantissima roba, c'era la polenta, c'era il gorgonzola, pomodoro, insalata, tantissime cose, ovviamente anche l'amaro perché non manca anche quello. Dopo il pranzo, visto che abbiamo avuto anche qui un momento di abbiocco totale, ci siamo alzati e abbiamo detto ok, andiamo a fare una camminata, esploriamo un po' questi posti per noi nuovi e almeno smaltiamo un po' il pranzo, evitiamo di addormentarci, però vi dico la verità, avremmo dormito volentieri un'oretta sul prato così al sole. Anche stavolta la Penny ha fatto conoscenza con le mucche, qui ce n'erano tantissime ed erano anche molto più sveglie, molto più incuriosite da lei, tant'è che appunto volevano avvicinarsi ma lei fifona, ha iniziato a indietreggiare, si è messa proprio dietro di noi, però nel momento in cui ci siamo avvicinati per accarezzarle basta, è partita e voleva socializzare, ma era un continuo indietreggiare. Qui la vedete, è buffissima veramente, fa la finta coraggiosa. Siamo tornati a casa e abbiamo cenato intorno alle 8:30, non avevamo molta fame e nemmeno molta voglia di cucinare, quindi ho preso dei fagiolini che avevo già lessato ed erano nel frigo, ho tagliato dei pomodorini, i nostri dell'orto, ci tengo sempre a specificarlo perché ne sono molto orgogliosa, ho tagliato anche delle olive, ho fatto saltare tutto in padella. Prima i fagiolini li ho fatti saltare per 5 minuti, li ho fatti un po' abbrustolire e poi ho unito le olive e dopo i pomodorini e ho lasciato saltare per una decina di minuti, ovviamente con un filo di olio, poi ho aggiunto un po' di sale e un po' di pepe. E voilà, questa è stata la nostra cena, ho aggiunto anche del grana, ultimamente non manca mai né a pranzo né a cena perché non lo so, ci dà la carica, sentiamo che ci dà proprio l'energia che ci serve, e pane tostato integrale. E abbiamo concluso il tutto con una bella fetta di anguria. Io parto sempre con una fettina piccolina, con la metà di una fetta, e ovviamente sono fissata con tutti i semini, i nocciolini, quindi tolgo tutti e poi la mangio, e dopo passo ad una fetta enorme perché più ne mangio e più ne voglio, quindi una fettona enorme di anguria. Io spero che anche questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacione grandissimo e alla prossima, ciao!